Ben ritrovati web spettatori, stasera siamo alla Casa della Cultura di Milano perché qui il professor Giulio Ferroni terrà una conferenza su competenze e conoscenze, un argomento che abbiamo già trattato recentemente anche con il professor Giovanni Carosotti. Buonasera professore. Buonasera. Quali sono le sue riflessioni che esporrà stasera? Ma io da un po' di tempo, anche con un libro che ho pubblicato recentemente, rifletto sull'ossessione pedagogica e non solo pedagogica sulle competenze. Nella scuola sembrano un po' espulse le conoscenze e vengono messe in evidenza le competenze, tra l'altro parola competenza che è pure di difficile definizione, che io ricordo avevo imparato all'inizio nell'ambito della linguistica, la competenza linguistica è una cosa ben identificabile, ben definibile, mentre su altri territori la competenza è una cosa molto sfumata, molto indeterminata. Ora il cognitivismo, certe psicologie e pedagogie recenti insistono molto sulle competenze, trascurando poi nella pratica didattica il rilievo del corpo delle discipline. Io credo che una competenza si possa realizzare, possa entrare in opera anche in modo pratico solo a partire dal confronto con il corpo concreto delle materie su cui si opera. Ora la scuola ha bisogno di confrontarsi col corpo concreto delle materie, non più soltanto come oggi si tende a fare con un vago riferimento a quelle che vengono chiamate le competenze per la vita. Le competenze per la vita, cosa sono le competenze? Si parla di cose molto generiche, no? Capacità di operare in comune, capacità di risolvere i problemi, adattamento alle situazioni di innovazione, ma c'è bisogno di parlare di competenze per questo? Credo che invece se si penetra profondamente, no, dentro il corpo materiale delle discipline che danno il senso della resistenza della realtà poi, no? È cosa che i nostri giovani oggi tendono spesso a perdere, no? Il senso che c'è una realtà materiale dura con cui bisogna confrontarsi. E ora le materie ci servono anche a capire questo. Questa è una vera competenza per la vita, no? Che esiste un dato di conoscenze, di realtà, di orizzonti materiali resistenti entro i quali bisogna penetrare, e per penetrare dentro di essi serve l'impegno, anche la fatica, la distanza, non soltanto la leggerezza su cui si insiste molto oggi, no? La motivazione dello studente è un dato determinante, fondamentale, ma va commisurato non con l'aspirazione vaga, no? A delle competenze per la vita, ma con il corpo delle discipline della realtà materiale che è stata accumulata dall'umanità, tra l'altro nel corso di tanti secoli, e bisogna tenere ben presente il senso, no, di questa realtà, insomma, che abbiamo alle spalle, no? Che il mondo che abbiamo davanti non è stato sempre così e forse non sarà sempre così. Quindi c'è bisogno in fondo, no, di ritrovare una conoscenza che sappia metterci a confronto con le difficoltà della realtà. Io credo che negli anni prossimi, tra l'altro, ahimè, no, ci saranno, proprio per motivi dell'orizzonte ecologico, tanti conflitti che ci sono, ci sarà bisogno, no, di una formazione forte. Ora credo che certe insistenze sulle competenze fanno perdere sempre più questa esigenza. Infatti era questa la domanda che volevo farle, ma secondo lei con questa insistenza sulle competenze che oggi si fa nelle scuole, quale sarà il futuro di questi ragazzi e della scuola in generale, della scuola italiana? Sì, io temo che, come ha detto un carissimo amico compianto, un matematico che purtroppo è scomparso pochi giorni fa, Giorgio Israel, come ha detto lui, no, c'è il rischio che si sia competenti di vaghe metodologie e non si sappia più qual è il corpo che c'è dietro delle metodologie. Noi non abbiamo bisogno di metodi, no? I metodi entrano dentro il corpo delle discipline, il metodo viene di fronte ad una realtà che si deve affrontare, non è che viene prima il metodo della realtà, no? E quindi ecco, questo è molto pericoloso per la resistenza conoscitiva e mentale nei confronti del futuro che, ahimè, si annuncia
problematico, difficile. In fondo la generazione da cui vengo io è stata una che si è trovata nei momenti più facili relativamente, no? Della storia degli ultimi decenni. Ora temo che, già si vede dalla crisi contemporanea, non sarà più così, insomma, no? E quindi bisogna non alleggerire la conoscenza, ma renderla più forte, più capace, insomma, di reagire alle difficoltà del mondo. Quindi vede questi giovani, i giovani li vede in difficoltà nei prossimi anni con questo tipo di educazione alle competenze, di questo approccio delle competenze, sì, che la scuola offre? Io sono molto pessimista da questo punto di vista, però credo anche nella resistenza che i giovani stessi sanno proporre a questo orizzonte. Ecco, credo oggi sembra che ci sia solo questo, che ci sia soltanto l'affidamento alla leggerezza, all'informatica, alle tecnologie come capaci di risolvere tutto, no? Ma i problemi, le tecnologie sono una parte importante del nostro essere, ma i problemi della vita, dei conflitti del mondo non saranno, ahimè, risolti dal trionfo delle tecnologie. E credo che poi i giovani, nei confronti con l'esperienza reale, poi sappiano capire, reagire. Ecco, credo che prima o poi, insomma, ci sarà anche da parte delle giovani generazioni un'uscita da questo, come essere affogati nel pensiero unico che ci sta dominando oggi, no? Bisogna uscire da questo pensiero unico che investe sul presente come se fosse eterno, no? In realtà bisogna cominciare a capire che la storia si muove pericolosamente, e per seguire questo movimento, insomma, c'è bisogno di una sterzata, direi, no? Di qualche cosa di forte, e a volte sa, nella vita delle culture, dei paesi, capitano delle cose impreviste, c'è l'imprevedibile, e quindi io conto sull'imprevedibile. Bene, grazie professore. Grazie. Da Gilda TV è tutto, un saluto.